Qua vicino alla mamma. Com'è che dice la mamma? Fammi vedere il nasino. Moccolo girl. Mettiti dritta, almeno fai il saluto con me. Di ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, brava. Eccoci finalmente. Quanto ci abbiamo messo a fare questo video? Non c'è mai tempo. Qua Dalia inizia l'asilo, la mamma non vede l'ora che Dalia inizia l'asilo per fare un video con calma. Poi Dalia si riempie. Bau, sì. Si riempie di moccolo. Corri. Sì. Dalia si riempie di moccolo ogni 2-3 giorni, cioè fa 3 giorni d'asilo, una settimana a casa, e quindi siamo sempre punto a capo qua. Non riusciamo mai a stare tranquilli, io e il principe qui, per fare un video. Quindi, anche se abbiamo compiuto 3 mesi ormai, qualche giorno fa, facciamo il video dove raccontiamo come è arrivato il principino. Prima di tutto presentati, non fare il maleducato. Ciao. Ciao. Come si chiama lui, Dalia? Dalia. Tu ti chiami Dalia, lui come si chiama? Dalia. No, lui. Lui come si chiama? Alan. Alan, brava. Come? Sì, si sta guardando episodi di Masha e Orso per stare tranquilla. Vado. Sì. E tu come ti chiami? Dalia. E quanti anni hai? 2. 2, brava, fra un po' 3. Sì, quindi scusate, sappiate che questo video sarà continuamente interrotto. Dimmi, amore. Quindi cercherò di essere quanto più breve possibile. Mamma. Dalia, sto parlando. Masha e Orso. Sì, tu guarda Masha e Orso, che mamma parla lì, va bene? Sì. Ok. L'ultimo video che ho fatto risale alla 40ª settimana precisa di gravidanza. Vi ho annunciato che ero ancora in attesa dell'arrivo del signorino qui presente, che ha tardato ad arrivare. Pensavamo ci mettesse meno di sua sorella, che ci ha messo una settimana in più, quindi è nata una settimana dopo il termine. Lui invece è nato 10 giorni dopo il termine, vero amore? Cioè proprio attesa dell'attesa. Allora, raccontiamo com'è nato questo popone, che non so se potete vedere quanto siamo grandi, vero? Che siamo grandi, che è arrivato appunto a 41 settimane più 3 giorni. La mamma non ce la faceva più, era una palla che rotolava per strada, ormai camminavo a fatica, nonostante non abbia messo su chissà quanti chili, penso di averne messe su appena più di una decina. Oh mamma mia, appena più di una decina, perché io smetto sempre di pesarmi quando raggiungo i 10 kg di gravidanza, quindi a 38 settimane avevo raggiunto i 10 kg. Molto bene. Schifezzuole. Cambiamo bavaglio. Dalia, cosa hai fatto? Cosa hai fatto? No. Non si fa put mentre faccio un video. Aiwa. Ho capito che arriva. Adesso arriva il video. Dove ero rimasta? Mamma. Credo di aver messo su non più di 12-13 kg, insomma, sono ottimista in questo. Non lo so esattamente, sicuramente ne ho messi più di lui che con Dalia, più con lui che con Dalia. Però, insomma, il raggio era quello. Sono arrivata la mattina della 41ª settimana più 3 giorni, che avevo un tracciato prenotato, perché dopo il termine, quando superi il termine, poi ti fanno più spesso i monitoraggi per vedere se va tutto bene. La mattina del 3 luglio mi sveglio alle 6:30 del mattino con dei dolorini alla pancia. Nulla di che, molto molto blandi. Avevamo l'appuntamento per il tracciato in ospedale, a 40 minuti da casa, l'avevamo prenotato alle 10:15, perciò dovevamo portare Dalia dalla nonna e avviarci verso l'ospedale attorno alle 8:30-9. Quel mattino mi sono alzata appunto alle 6:30, quando ho iniziato a sentire qualche dolorino, mi sono preparata, con molta calma, ho fatto colazione,
Quando alle 7:30 ho iniziato a monitorare le contrazioni perché erano molto frequenti, e con molto frequenti intendo ogni 2-3 minuti, allora ho iniziato a pensare che forse era il caso di svegliare Marco. Vero? Sì. L'ho svegliato e gli ho detto: è il caso che forse portiamo Dalia dalla nonna un pochino prima e ci avviamo in ospedale, giusto per... Sì, giusto, no? Giusto per sicurezza, ecco. Ho vestito Dalia, ci siamo preparati, ho portato fuori i cani, sistemati e tutto, e abbiamo deciso di portarla dalla nonna un attimino prima. Nel frattempo io continuavo a monitorare le contrazioni, ho aperto l'app con il conta contrazioni. Quindi, non so se riesco a farvelo vedere, avevo le contrazioni più o meno regolari. Ogni, non so se si vede, ogni 2 minuti, ogni 3 minuti. Il problema è che io dicevo, ma no, non sono quelle giuste, perché durano quasi meno di un minuto. Alcune no, alcune duravano un minuto, altre un pochino meno. E dicevo, ma secondo me non sono quelle giuste. In realtà, sì, erano quelle giuste, perché sono arrivata in ospedale alle, sì, 8:30 più o meno, ero già là alle 8:30, cosa che contavo di partire da casa con calma alle 8:30, invece alle 8:30 ero già lì, mi hanno messo sotto tracciato, ho fatto un'oretta di tracciato e ora vi parlo chiaramente, vi mostro le conversazioni che ci sono state tra me e mia sorella, così mi rinfresco la memoria sugli orari della giornata. Durante il monitoraggio mi sono anche preoccupata che non risultassero così regolari le contrazioni e non volessero ricoverarmi, perciò ero un po' in ansia, perché ho detto, metti che mi fanno andare a casa, poi oggi pomeriggio tutto d'un tratto sbotto e non resisto più dal dolore e devo tornare qui, cioè piuttosto rimango qui. Infatti mentre facevo il tracciato scrivevo a Marco, a me non mi interessa se mi mandano a casa, io piuttosto giro l'ospedale fino a quando non succede qualcosa, perché io da qua oggi non mi muovo, dal momento che sono passati 10 giorni dal termine della gravidanza, se succede qualcosa a casa, tempo 40 minuti, io non c'ho voglia di imbottigliarmi nel traffico o cose del genere, anche perché era lunedì, se succedeva nel pomeriggio, magari nell'ora di punta, io avevo paura. Ecco, questi sono i messaggi che ho scritto a mia sorella. Buongiorno, stiamo andando in ospedale un attimino prima perché ho avuto contrazione ogni 3 minuti circa, dalle 6:15. Non durano tantissimo ma si fanno sentire bene, quindi per sicurezza andiamo prima. Comunque niente di grave, non ho rotto le acque, speriamo che quando arrivo lì non si fermi tutto, perché la mia paura era quella. Mia sorella ovviamente mi scriveva ogni 2-3 col battutine tipo, stai partorendo? Lei mi ha scritto alle 9:15 e io gli ho risposto, no, non ancora, ma sono fortine. Mi ha chiesto se stavo facendo il tracciato e gli ho scritto, sì, mi hanno appena staccato perché hanno visto che ci sono le contrazioni irregolari e ora mi visitano. E sono le 9:19. Subito dopo il tracciato mi hanno visitata, nel frattempo ho perso il tappo. Scrivo a mia sorella, collo accorciato 80%, sono di 3 cm, mi stanno ricoverando. E gli ho scritto, avvisa tu papà perché io ora mollo, sto piegata. E quando gli ho scritto questo messaggio ricordo che ero nella saletta di fianco a dove mi hanno visitato, che cercavano di mettermi la farfallina che si mette per la flebo. E praticamente è stata comica perché io scrivevo con mia sorella, nel frattempo è arrivata la signora che mi ha detto, ah ma hai dei piercing? Avevo il piercing al naso, il piercing all'orecchio, mi chinavo per terra cercando di mantenere il controllo del dolore. Mi alzavo e facevo quello che dovevo fare, tipo mi toglievo i piercing, così dopo arrivava un'altra contrazione, mi riabbassavo. Finita la contrazione mi alzavo e dicevo, sì dai, mettiamo la farfallina, ok, mi sedevo, poggiavo il braccio, arrivava l'altra contrazione, ok, fermi tutti. Allora mi riabbassavo, è stata veramente comica quella scena. Perciò la pazienza anche dell'infermiera di star lì, no, sì, tranquilla, se vedi che ti arriva, abbassati pure, appena è finito metti subito il braccio sul tavolo, così riusciamo a mettere l'ago e tutto. Succede che... gli scrivo alle 9:37, avvisa tu papà perché ora mollo, sto piegata, e alle 9:46 gli scrivo sala parto, non ricovero. Mamma. E lei mi fa, ma come, di già? Ed erano le 9:46. Cosa è successo? Nonché l'orario in cui avrei dovuto essere in ospedale per fare il tracciato, quindi meno male che ci sono andata prima. Anche mia sorella mi scrive, dobbiamo venire? Poi vede che non le risponde, mi scrive, forse è il caso. Mamma. E io gli ho risposto alle 9:48.
Cosa è successo? Dalia, posso fare un discorso senza essere interrotta? Che già mi perdo con niente. Ok. Alle 9.48 gli scrivo, vi aggiorna Marco, perché io stavo entrando in sala parto, alle 9.48, ricordatevi bene, alle 9.48, stavo entrando in sala parto e stavo ancora scrivendo con mia sorella, perché comunque sì, c'erano le contrazioni frequenti, ma non stavo morendo di dolore. Entro in sala parto, fanno chiamare Marco, gli dicono di andare giù a prendere le borse, che io sono già in sala parto. Mentre stavo rispondendo alle domande del questionario, che ancora mi devo spiegare come mai arriva l'ostetrica e ti fa 15 domande, tipo titoli di studio, titoli di studio del papà, titoli di studio della mamma, vive dove vive la mamma, dove, cioè nel senso non possiamo parlarne appena dopo partorito, non mentre sono in travaglio. Quindi tra una contrazione e l'altra, che vi ripeto erano molto ravvicinate tra di loro, a me sembrava di non avere in realtà alcuna pausa tra una contrazione e l'altra, sentivo un dolore costante in quel momento, mi si rompono le acque, mi fa sdraiare, mi visita e mi dice sì guarda non possiamo più farti l'epidurale, ormai sei a 8 cm perché appena io sono entrata in sala parto la prima cosa che ho chiesto è l'epidurale. E ho detto non fate come la scorsa volta che ve l'ho chiesta per 4 ore e me l'avete fatta un'ora prima del parto, avvisate adesso chi di dovere perché non voglio aspettare 4 ore per avere un epidurale. Sono venute le anestesiste che lei aveva chiamato già prima che io rompessi le acque e mi hanno detto Jessica guarda noi siamo qui, quindi ci hanno chiamato ma non possiamo più fare niente. È stata una scena piuttosto pietosa, nel senso che io ho iniziato a dire no, come non mi potete aiutare, veramente? Cioè è stato tutto talmente veloce. Sta di fatto che Alan nasce alle 10.34, quindi praticamente 40 minuti dopo essere entrata in sala parto. Nasce in maniera molto veloce, non mi è piaciuto molto come sono stata assistita dall'ostetrica, nel senso che non abbiamo proprio avuto modo di conoscerci, cioè io sono entrata in sala parto, lei mi ha fatto due domande, mi ha attaccato al monitoraggio, dopodiché mi sono dovuta sdraiare, mi ha visitata e il bambino è nato, cioè questa è stata la... Perciò non c'è stato molto, cosa che io credo sia fondamentale, il rapporto che si crea tra l'ostetrica e la partoriente, cioè va molto a fiducia, va molto a dialogo, va molto a... insomma... un rapporto, una cosa importante secondo me. Noi non abbiamo avuto tempo, tant'è che quando è nato gli ho chiesto se poteva far tagliare il cordone a Marco, che nel frattempo era dietro di me. Poi faccio una parentesi su Marco perché questa volta qua è stato un attimino diverso la sua presenza in sala parto rispetto al parto di Dalia. Gli ho chiesto se poteva far tagliare il cordone ombelicale al papà e mi è stato risposto l'ho già tagliato, cioè praticamente il bambino era appena uscito, lei aveva già tagliato il cordone e non è stato come con Dalia che me l'hanno data subito da sporca in braccio, così, cioè mi hanno portato subito via il bambino, l'hanno lavato e io l'ho visto quando era già pulito e tutto. Altra cosa molto carina, subito dopo il parto mi sono girata e ho visto 8 persone nella sala parto che ovviamente osservavano la lezione, perché per loro è una lezione, perché essendo un ospedale universitario, quello di Pavia, osservavano la lezione e osservavano come ci si comporta durante un parto, come da futuri ostetrici e ostetriche devono comportarsi. Quindi Alan è nato alle 10.34 di mattina del 3 di luglio, lunghezza 56 cm per 4,20 kg, giusto per non farci mancare niente, sua sorella era 52 cm per 3,950 kg, invece lui 4 cm in più e arrivato ai 4 kg superati. Parentesi Marco ha fatto in tempo a entrare in sala parto quando io avevo... No, forse non avevo ancora rotto le acque, le stavo rompendo, stavo per romperle, è entrato lui e ho rotto le acque. Ha visto che la situazione era più intensa di quello che si aspettava, ha avuto qualche mancamento durante quei 30 minuti intensi, che poi non sono 30 minuti perché lui sarà stato dentro 20 minuti, un quarto d'ora, tempo che è arrivato, ha visto che mi visitavano e ho partorito, sarà stato dentro un quarto d'ora, 20 minuti. Ha rischiato lo svenimento un paio di volte, da quanto poi mi ha raccontato, e io non l'ho, cioè proprio non l'ho percepito lui, non ho percepito la sua presenza in sala parto perché, come vi dicevo, è stato tutto troppo veloce.
Ho sentito giusto una infermiera passare e dire tutto bene, vuole una sedia? Al che mi sono girata, l'ho visto lì appoggiato alla porta. Lui ha risposto no, ho bagnato un attimo la faccia, è stato un attimo un po' di caldo, mi è salito un po' di caldo, ma tutto a posto. Perciò sì, diciamo che è andata diversamente da come me l'aspettavo, ma comunque è andata bene. Se non fosse che il giorno dopo la nascita di Alan hanno scoperto che a lui durante il parto, essendo stato veloce, essendo stato lui un bambino grande, aveva la clavicola sinistra fratturata, perciò non potevo tenerlo su da sotto le braccia perché sentiva dolore, cosa che comunque si è risolta in un mesetto. Abbiamo fatto delle visite specialistiche, è stato soltanto necessario stare attenti quando lo si cambiava, quando lo si lavava, per il resto è guarita da sola, quindi adesso è come se non avesse avuto nulla. Con Dalia invece è stato subito amore, vi metterò delle foto magari a fine video se non le avete viste su Instagram. Sì, l'ha adorato fin da subito e si adorano ancora adesso. Lui la guarda sempre quando fa qualcosa, lei quando piange è la prima a correre gli incontro, perciò sotto quel punto di vista è andata strabene. Non mi aspettavo questo rapporto intenso tra loro due già subito. E questo è quello che è successo. Siamo tornati a casa normalmente dopo 3 giorni. Lui è stato bravissimo. Mangiava e dormiva inizialmente, i primi 2 mesi. Ha avuto qualche colica. Adesso mi ha sempre fatto dormire tutta la notte. Adesso ha qualche esigenza in più, nel senso che vuole più interagire con sua sorella, ci cerca quando magari stiamo facendo qualcosa e non ce l'abbiamo in braccio, piuttosto che quando sua sorella gli è lì vicino e non lo guarda, lui la chiama, fa già i versi, fa già la sua risatina, ha iniziato a ridere prestissimo. Dalia ha iniziato molto dopo a fare cose che lui fa già adesso, perciò non ci sono dei tempi prestabiliti, varia molto da bambino a bambino. Ogni bambino ha i suoi tempi, è molto soggettivo. Dalia ha iniziato a parlare un pochino di più da quando è nato lui, si è sbloccata un po', adesso con l'asilo ogni giorno, quando va e quando non è a casa malata, ogni giorno impara cose nuove. Abbiamo scoperto che a Dalia piace l'inglese, perché quei pochi video che ha visto per bambini in inglese li ha subito imparati, ha imparato i colori in inglese, mi dice delle parole solo in inglese, ad esempio pecora non me lo sa dire in italiano, mi dice sheep, mi dice dei colori in inglese tipo orange, viola non lo sa dire in italiano, lo dice in inglese, mi dice purple, il rosa anche non me lo dice in italiano, mi dice pink, perciò ho una figlia poliglotta. Volevo farvelo vedere un po' più sveglio ma si è addormentato. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, che non so quando sarà, ma voi aspettatemi che prima o poi torno, appena ho un attimo di tempo. Un bacio grande, seguitemi su Instagram che sono molto più presente che su Facebook, che praticamente non ci entro mai e di questo mi scuso. Però su Instagram posto spesso delle foto nostre e potete seguirmi lì se ci tenete. Un bacio grande di nuovo. Dalia, vieni a salutare? Manda un bacio. Di ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Oh, il bel dormire.